benissimo. Adesso va bene. Ho sposato la causa della canzone italiana come istinto, non come così. Quando ho fatto America, che era il 79, il cui testo ho dovuto aspettare 30 anni in Italia che riconoscessero la canzone rock, perché nel momento in cui l'ho fatta è stato difficilissimo comunicarla in questo paese, perché certo, io ero il cantautore, ero una donna, parlavo di masturbazione al femminile, che poi anche al maschile è uguale, usando una metafora America. Però era anche il momento che tutti si facevano le... con questo paese. E c'è anche da dire che in Germania, che non ha avuto molto successo, mica avevano capito le parole. Quindi vedi com'è strano. Ma anche noi, secondo me, delle canzoni anglosassone di allora, anche noi le vediamo. Infatti, anche noi le vediamo. La canzone parla un'altra lingua al di là della lingua che canta. Sì, però in quel caso io, che non era a conoscenza del... forse non avevo trovato il mio suono, la mia identità ancora, no? Stavo esplorando, ero qua a Milano, andavo in piazza Santo Stefano, mi bevevo un bicchiere di vino rosso, uno di Porto, e poi andavo a un ristorante pugliese e poi andavo a fare i provini, no? Strippoli si chiama. I provini, sì. Questi qua delle case discografiche, ai tempi, capivano, c'è una voce fantastica, credo, più o meno è unica. Però non mi si era formata unica, poi non lo sapevo di essere unica, sapevo che voleva a tutti i costi cantare, un po' come questi ragazzi che vanno nelle televisioni, quello lo sapevo a tutti i costi, capito? Da sola, appunto a Milano, e queste case discografiche, la Mara Maionchi, mi facevano il culo, sì però non sei pronta, sentiamo quello e ti fa la canzone. Io insistevo a fare le mie, no? Che erano immature, che erano un po' un troiaio forse. E ci fu Claudio Fabi. E disse, vabbè, lasciamo la Ruspante com'è, se scrive una canzone, non mi ricordo quale, però nell'oblio gettami, nell'oblio gettami, forse oggi non scriverei nell'oblio gettami. Però arrivavo dalla scuola, dall'università, leggevo libri, e forse queste frasi erano un po' delle poesie che leggevo da Pasolini in poi. E che ne so, quindi questa, ho avuto la fiducia di un Claudio Fabi, che all'epoca produceva la premiata Fonderia Marconi, quindi cazzo, rock, eccetera, per me. Poi il rock non lo sapevo, ero proprio concentrata, ascoltavo me stessa quando dovevo fare le mie canzoni, ero concentrata su quello e ho cominciato a credere in quello che facevo, finché uno giornalista mi ha detto, guarda, America è un bel testo, ma se usi questo vestito copiato da altri, cioè un retro copiato, un po' male anche, l'hanno già fatta altri, e devi fare una cosa che, cioè, fu una critica di questo giornalista, ci pensai, poi incontrai Connie Plank e mi disse, cazzo, questa voce ti ritrovi? Te ne puoi andare dove ti pare, non devi prendere a prestito dei vestiti, facciamo il vestito, Nord Africa, Marocco, Europa, Mandolini, Buzzucchi, Mauro Pagani, lì ricerca. Ora il mio problema per cui ho fatto questo disco è perché in Italia, parlo di cultura in generale, perché la cultura per anche a noi ogni volta si ripete, ma non c'è nessuno che investe nella nostra cultura, nessuno vuol dire che non ci sono aiuti, non si può fare solo i talent e andare a Sanremo, bisogna fare molta ricerca per arrivare a fare quello che ho fatto io, ok? Una ricerca che costa molto sacrificio, fatica, e ci si uccide per fare questo, cazzo, da sola con le mie riserve, con la casa discografica che mi dava i minimi garantiti, io le investivo sui produttori perché credevano nella mia cultura, sono dovuta andare in Inghilterra, in Germania, perché loro credevano. Perché questo tuo suono da tanti anni è fatto fuori dall'Italia? Perché è necessario andare fuori dall'Italia? Perché sono loro che hanno capito il potenziale, come dire, di modernità che c'è dentro la tua musica? Io non è che voglio andare fuori, però sarei benissimo anche qua a fare dischi, l'ho fatto anche uno. Però sono più o meno 30 anni che vado fra Germania e Inghilterra a registrare, per un motivo che la mia voce è internazionale per queste persone, c'è una voce particolare, non l'ha detto in un'intervista, se fosse stata americana o inglese non ce n'era per nessuno, cioè, Venice è stata un'ispirazione, però non è questo, è che queste persone hanno fatto ricerca con me, cosa che ho trovato difficoltà a fare qua,
vostra ricerca sulla musica mediterranea, sugli strumenti, sulla vocalità. Io potrei essere una gitana del flamenco come voce, no? Infatti se vai nel flamenco, quelli bravi comunque che cantano a grandi livelli di flamenco, proprio la voce non è la mia, che sono così, hanno questi armonici che sono in estinzione. Quindi questo tipo di mediterraneità è un modo di cantare, sono andata in Iran, c'è un modo di cantare, in estinzione anche loro, perché già le donne lì non possono cantare in pubblico, non si trasmette il modo di cantare. Quindi tutto questo si deve evolvere nell'epoca, come adesso questo disco, in questa epoca è attuale. Non è un suono preso dall'Inghilterra. Ecco, questo qui non è un suono preso dall'Inghilterra, è un suono per questo tipo di canzoni, disegnato per Endrigo, che si è impossessato di me, capito? Ah, questo è interessante. Cioè siamo a livello. Sono stata posseduta da quella, sì, da questa musica. Sì, è stato entrare nell'anima di questa canzone, che non ci sono più, alcune altre ci sono. Comunque per entrare a sentire la loro ispirazione. Quindi io ho fatto questo tipo di un'esperienza catartica, no? Vorrei dire, di come cantare in questo disco con questo suono. Il suono, parlo di arrangiamenti, di archi, 12 chitarre per ogni canzone. Chi le fa 12 chitarre per ogni canzone? Nessuno, perché io sono Will Malone, che è un genio, l'ha inventato per me, che ci vuole 12 chitarre, perché io so, è come metterci tanti mandolini, gli assoli di tagliapietra, che poi sono stati messati alla moda, possono essere degli strumenti come il sax elettronico, lo trovi in Turchia, come chitarre mediterranee. Cioè se senti il suono e viaggio per il mondo, per la mia ricerca del suono, viaggia per il mondo, mi interessano le musiche dei popoli, sono laureata in storia delle tradizioni popolari non a caso, perché mi interessa. Mi interessa perché per portare avanti le nostre cose, non perché siamo. Cioè voglio dire che se uno copia non è la stessa cosa. L'importante è credere in quello che noi siamo, ma bisogna conoscerlo. No, ho pensato al fatto di essere mamma, ho pensato a mamma, quel personaggio immigrato, oppure dopo la guerra che sentiva questa cosa che tornava dalla mamma. Classico italiano, per questo è un disco di Italia con l'H, che noi siamo ancora dalla mamma, no? C'è gente che da 40 anni sta ancora a casa della mamma, nel nord non succede, in altri paesi del mondo, quindi è una caratteristica italiana. Cioè è attualissimo. Il mammone si dice solo per un essere umano italiano, no? Credo. Senti, un'ultima cosa, tu in questo disco recuperi due grandissimi italiani, Pino Donaggio e Sergio Endrigo, che in realtà, almeno per il nostro immaginario di oggi, appartengono veramente al passato, cioè li abbiamo in mente come una bellissima cosa del passato. Invece tu li rendi musica d'oggi, ci spieghi perché questi due? Perché ti piacciono, perché secondo te sono dei grandi e cosa ne hai fatto? Pino Donaggio, appena ho provato una canzone, ho pensato di mettere tutte le canzoni che ho scelto io, a parte dedicata, me l'ha consigliata bene. E meno male, me l'ha consigliata, perché poi dopo ho fatto queste varianti, no? Comunque, sì, io che non vivo, è una canzone bellissima dal punto di vista musicale, del testo, è sintetica. È come io faccio le canzoni quando dico una cosa sola, ma è quella che conta, no? Io che non vivo più di un'ora senza te. Bello, tutti hanno provato magari idea di questo genere, no? Per me. Un'emozione forte. Io la prima cosa che ho provato quando l'ho cantata, adesso se voglio vedere Pino Donaggio lo voglio abbracciare, perché ha scritto questa canzone. Io l'ho cantata con questo spirito. Poi l'ho abbracciato, dove sei? Dove sei? Questo Endrigo invece, me lo ricordavo in bianco e nero. Il bianco e nero. Tutti noi ce l'abbiamo. Bianco e nero. Ricordo la faccia, chissà se finirà, se guardavo su Sanremo, c'è un'altra. Queste cose qua mi rimaneva la musica, le parole, la visione, il Sanremo. E uno come Endrigo è per me internazionale, potrebbe essere, non so, Killers. Per me, perché Killers è più importante di Endrigo? Perché? Cioè, secondo me è uno che non hanno scoperto nel tempo, perché poi dopo è passato, dopo Endrigo sono state le cover americane. Cioè, gli anni 60 sono stati molto importanti perché ancora c'era il recupero della nostra fisicità ritmica, che sono il 12 ottavi, il 6 ottavi. Insisto, perché a me le canzoni vengono in quei ritmi e ogni volta che le fa tipo aria mi dicono peccato non l'ho scritta in 4 quarti. Cioè, perché 4 quarti è un robot, no? È un robot tutto. E più o meno dove si va verso il robot. Se no non si recupera la nostra musica dai piedi, come sempre io, del flamenco, che è un 12 ottavi come si fa noi, perdiamo questo rapporto con la nostra cultura. La tamburiata, un tempo ternario in 4 quarti,
però c'è degli accenti che io amo, diciamo, e che ogni tanto mi vengono nelle canzoni. Ci metto spesso in difficoltà a fare il testo, perché spesso si fanno le canzoni in quattro quarti quando si lavora col computer.